Cari amici vicini e lontani, buona sera e bentornati. Oggi, dopo una settimana lunga, siamo pronti per riniziare a cavalcare un'altra settimana. E che cosa c'è di meglio per iniziare una settimana che verrà? Bene, semplicemente incominciamo a ragionare seguendo ascolto e parola. Questa sera avremo Svapano che ci darà delle indicazioni un po' più marcate per quanto riguarda tutto il mondo di Osho. Poi lunedì avremo il nostro Walter Pansini che parlerà del mondo meraviglioso dell'erbolisteria. Martedì una star, Ornella, la nostra Ornella che ci parlerà delle ultime parti del libro del Gran Reset. Vediamo un po' che cosa ci riserva come sorpresa. Mercoledì alle ore 18:30-19:30 avremo il nostro psicologo Marco Bertani. E invece dalle 20 alle 20:50 con Ornella avremo l'editore della Becciolini Network. E così capiremo un po' come funziona il mondo dell'informazione da chi lo vive quotidianamente. Giovedì avremo invece la Dario Del Buono della Federazione Italiana Ufologica. Non dico di cosa tratta, perché sono tutte cose interessanti e vuole fare una sorpresa, giustamente. Venerdì il nostro Pietro D'Adalt, anche lui diciamo, tutti e due essendo degli artisti nella loro materia, bocche cucite, però vi posso garantire che sono interessanti. Sabato la nostra Elena Zuppin con la cucina consapevole e domenica di nuovo Svapano. Buonasera a tutti, io sarei Svapano, Swami Vit Svapano, ex o tuttora Sanyasin di Osho. Ho conosciuto Osho nel 1980, dal 78 in poi però ho iniziato a leggere i suoi libri che sono stati la molla per andarlo a conoscere di persona in India. Sono stato diverse, diciamo, quattro volte in India con periodi che andavano dai 2 mesi e mezzo, 3, alle 2-3 settimane, per cui ho fatto quattro periodi nell'arco tra il 1980 e il 1990, per cui nell'arco di 12 anni. Ho visto Osho in India, ho visto Osho in America, anche nel suo spostamento. Allora, questa è la mia terza incontro nel chiarire o nel farvi passare la mia esperienza con lui e far capire che tipo di persona era, come collocarlo dentro le nostre letture. E infatti questa puntata la volevo dedicare dedicare ai suoi libri. Non mi è facile dedicare i suoi libri perché ne ho letti una cinquantina e tutti nel passato. E rileggerli ora mi sembrano come, non dico pesanti, ma come una cosa che ho già digerito, vissuto e completato. E in ogni caso mi sono rimaste delle sensazioni di fondo e per colui che avrebbe piacere di conoscerlo meglio, penso che possano essere delle buone indicazioni quello che vi darò, o se non altro vi posso dare qualche curiosità in più
che vi può sfuggire leggendo qualche suo libro attuale. Allora, vorrei precisare, per cui da introduzione passiamo subito al senso, no, della serata, per cui i libri di Osho, no, abbiamo detto. Allora, vorrei precisare diciamo delle cose diciamo importanti, no, nella vita di Osho. Però Osho si presenta come un filosofo, un pensatore, un maestro di vita. O maestro di vita viene forse anche pensatore, filosofo, viene definito poi dai discepoli. È un maestro, non era Bhagwan voleva dire maestro. Come maestro lui ha iniziato praticamente a esprimere la sua filosofia attraverso la sua visione, attraverso i suoi discorsi. Ogni suo discorso è stato poi registrato e trasformato in lettere e fatto un libro. Per cui di fatto Osho o Bhagwan non ha scritto alcunché, lui ha solamente parlato. Per cui tutti i libri che noi vediamo di Osho non sono libri di Osho, sono discorsi di Osho. I discorsi di Osho erano particolarmente profondi, particolarmente esoterici nella sua prima parte di insegnamento, e questo dal 74 più o meno 74, sì, dal 74 all'81, nel periodo che lui è stato nella prima sua puna prima di andare in America. In quel periodo Bhagwan si era presentato alle persone come un maestro indiano, pertanto la maggior parte delle persone che lo seguiva era di origine indiana. Visto che in quel periodo, come avevo già detto precedentemente, c'erano diversi occidentali che andavano in India per ricercare la verità, per utilizzare le sostanze stupefacenti, erano l'hippie, era una filosofia di rivoluzionaria contro tendenza, contro una ribellione della società occidentale. E lì c'era modo di scoprire che l'essere umano poteva vedere, poteva vivere il proprio corpo, la propria mente in modo diverso, in modo religioso, in modo sacro, in modo spirituale. E in quel periodo, dopo gli anni 74, Osho, abbiamo visto che insegna fino al 66, e dagli anni 70 ha iniziato a insegnare o a parlare al pubblico. Dagli anni 70 agli anni 74 c'è una fase, c'è poco documentazione in merito, però lui ha iniziato con poche persone a fare questi incontri a Bombay. E da Bombay poi si è trasferito a Pune, come ho detto, nel 74. E i suoi primi discorsi erano appunto dedicati alla popolazione indiana. La popolazione indiana era critica, perché loro conoscevano i maestri, sapevano che un maestro si pone in un certo modo, che il maestro parla in un certo modo. È come da noi un prete, no? Un sacerdote della Chiesa Cattolica ci dà un sermone in un certo modo. Per cui lui rappresentava in quel momento questo maestro di vita per gli indiani, e l'occidentale si è inserito dentro questi discorsi perché erano troppo particolari, no? Erano molto esoterici, erano molto profondi, e questo per dire che appunto i primi discorsi di Osho tra
il 74, che sono stati dopo registrati e trasformati in libro, in libri, fino all'81, sono i discorsi suoi più belli, sono leggendo i libri suoi sono le sensazioni più profonde, ci svela i segreti di vita, parla, che poi in definitiva lui stesso dice, io non parlo niente di nuovo, no? Semplicemente vi ripropongo le filosofie di tutti i maestri che sono esistiti prima di me, no? Per cui in questi 74-81, questi 16 anni o quanti anni sono passati, 17, lui ogni mattina parlava alle persone nella Buddha Hall, che poteva contenere fino a 10.000 persone, all'inizio c'erano 1.000, poi 2.000, 5.000, nell'ultimo periodo fino a 10.000, e parlava appunto della filosofia delle religioni orientali. Lui ha trattato tutti gli argomenti, no? Ha trattato dallo yoga al tantra, allo zen, al sufismo, tutti i percorsi iniziatici, e li ha interpretati nel modo in cui la dottrina, il maestro li aveva elencati, attraverso delle poesie, attraverso dei sutra, come usava a chiamare Osho della lingua indiana, il sutra appunto dei capoversi che lasciavano questi grandi maestri ai suoi discepoli, che lui appunto li trovava, li interpretava, ed erano di una dolcezza, di una profondità incredibile. E per cui quando io ho iniziato a leggere i suoi primi libri, un mio amico mi aveva detto, attenzione che se leggi questi libri ti fai prendere. Ho detto, ma no, non è stato così. Quando uno legge qualcosa di Osho, almeno io avevo 18 anni, 17 anni quando ho iniziato a leggerli, poi dopo non sono più riuscito a trovare, come ho già detto precedentemente, nelle prime due puntate, un maestro simile. Ecco, ne ho trovati altri, di validi, che ho seguito per poi successivamente a lui nel mio percorso, diciamo, di ricerca interiore, ma Osho rimane sempre un caposaldo della filosofia esoterica o della ricerca interiore. La sua filosofia è diventata, a fine vita, è diventata anche religione, infatti si chiamava raginesismo. Osho però era sempre contrario alle religioni, perché diceva che la religione è una cosa morta. Praticamente la religione viene fatta su di un maestro dopo che questi è morto, per cui viene interpretata una sua parola da un altro, e quella parola che viene interpretata non è mai la sua parola. Pertanto consigliava sempre di incontrare o di trovare maestri vivi, perché dal maestro vivo c'era la possibilità di avere, c'è la possibilità di avere la conoscenza diretta. E se anche il maestro non insegna la via giusta per il discepolo, in ogni caso quello che ha ottenuto è già sufficiente per averlo fatto crescere. Anche questo diceva, no? Il Bhagwan. I libri. Allora, abbiamo visto, la volta scorsa avevo fatto vedere il libro Arancione, che è una raccolta di meditazioni. E questa volta prendo spunto, non so, di un libro che è uno dei primi che ho letto, L'armonia nascosta, che parla di un filosofo greco, Eraclito. Allora, io ho fatto una scuola commerciale, per cui noi filosofia greca ne abbiamo fatta poco. Ecco, chi ha fatto lo scientifico ne saprà sicuramente più di me.
Io ho conosciuto, diciamo, la filosofia greca attraverso Osho, ecco, se voglio essere sincero. E forse ho conosciuto una filosofia che forse neanche nelle scuole superiori, nello scientifico, nel classico, dove si insegna il greco e la filosofia greca, probabilmente l'hanno studiata in questo modo, ecco. Per cui questo libro, il primo che ho letto di lui, mi sembra, era sulla filosofia di Eraclito. Eraclito ha vissuto nel periodo di Aristotele, e Aristotele è stato alla base della nostra, poi, della nostra cultura, della nostra filosofia, della nostra forma pensiero. E se però, diceva Osho, Eraclito fosse stato ascoltato, il nostro sistema di pensiero sarebbe stato completamente diverso, no? Invece, essendo Eraclito stato un illuminato, secondo la visione di Osho, questa sua filosofia non è stata colta, ecco, dall'Occidente, no? Da noi. E c'è una parabola in cui si incontrano, che è carina, così adesso ve la dico velocemente, in cui si incontrano, tanto per capire a che livello, no? Si trattavano questi filosofi. C'è una parabola in cui Aristotele cammina sulla spiaggia e vede questo Eraclito che raccoglie con un cucchiaio l'acqua in una buca sulla spiaggia. E allora, a un certo punto, incuriosito, questo Aristotele chiede: ma che cosa stai facendo qua? E questo Eraclito gli dice: sto cercando di portare l'acqua dell'oceano in questa buca. Anche Aristotele, che era uno molto serio, si mette a ridere, dice: ma tu sei pazzo, che cosa stai facendo? È impossibile, va a casa a dormire, no? Dice. Al che Eraclito gli risponde e gli dice: la tua testa è più piccola di questa buca, l'oceano è meno vasto dell'esistenza, e la tua filosofia è più piccola di questo cucchiaino che io uso per portare l'acqua, no? E per cui il senso è che la filosofia in se stessa ha poco valore, perché l'esistenza o la religione, la spiritualità è enorme, no? È vasta. E queste sono le parodie, no? Sulle quali Osho si muove nei suoi libri, no? Va da un estremo all'altro, no? Infatti lui dice, no? La vita si muove sugli estremi opposti, no? Sul divino e sul nefasto, sul Dio e sul diavolo, sul bene e sul male, no? Noi ci muoviamo fra queste due energie opposte. E nel mezzo sta appunto sta il cammino, sta la crescita, sta la ricerca di noi, no? E più diventiamo consapevoli di noi, più ovviamente la salita, il filo è, come dire, è più sottile, più c'è la possibilità di poter sbagliare da una parte, cioè più possibilità di cadere, no? Dice la coscia. Per cui ogni suo libro dà tanta poesia, dà tanta profondità, fa pensare, fa ragionare, no? E fa scoprire dei sentimenti profondi che anche 500 anni fa c'erano, no? 500 anni fa forse eravamo ancora più
davamo più valore alle emozioni che ora. Oppure forse si soffriva di più rispetto adesso, ma era un modo diverso di vivere, ecco, diciamo, era un modo diverso di vivere le emozioni. Ora abbiamo, in breve lasso di tempo, abbiamo dolore, felicità, dolore, felicità. Una volta, se c'era un dolore, magari durava a lungo, e se c'era una felicità, probabilmente durava anche a lungo, no? C'era più e si era più equilibrati da una parte, probabilmente, però più lenti a fluire interiormente rispetto ad ora. Ora siamo molto fluidi interiormente, siamo molto con grande facilità, passiamo dalla felicità alla depressione, all'entusiasmo, alla disillusione, siamo altalenanti, no? nel nostro equilibrio emotivo. E per questo servono le meditazioni, sono utili le meditazioni che ci ha insegnato Osho, perché sono particolarmente dedite, particolarmente ancora importanti per questo periodo che noi viviamo. Di solito un maestro, un pensiero, quando la persona muore, no? E come si dice, come si perde, no? Si perde il contatto, non è più attuale, è passato. E invece Bhagwan è tuttora estremamente estremamente fluido e presente col suo pensiero, e ci può essere estremamente di aiuto ancora oggi, e lo sarà probabilmente per ancora molto tempo, perché difficilmente riusciremo a trovare una persona che sappia fare un resoconto di il mondo spirituale, il mondo esoterico, come ha fatto lui. Lui, come ho detto prima, ha parlato del tantra, delle cose orientali, ma ha parlato anche delle ricerche nostre occidentali, ha parlato ha parlato praticamente del mondo esoterico occidentale, per cui del movimento di Rosa Croce, di Cavalieri, tutto il nostro mondo di Steiner, ha considerato tutto, no? Perché ha considerato tutto? Perché i discepoli suoi occidentali continuamente gli chiedevano, gli facevano delle domande specifiche del mondo attuale, del modo di vivere ora, perché lui ha sempre insegnato di vivere ora, di vivere il presente. E la sua massima era quella di dire, gli chiedevano, ma in definitiva dacci il senso del tuo insegnamento, no? Qual è il principio, no? Come ci possiamo collegare a te con poche parole? E lui diceva, vivi qui e ora, questo è il mio insegnamento, no? E allora, su questa base qua, cosa facevano? I discepoli gli regalavano dei libri, e lui diceva, se mi regalano un libro vuol dire che lo devo leggere. Così Osho era un grande lettore, e lui nel suo diceva che leggeva un libro al giorno. E da questi libri, appunto, lui traeva poi la sua filosofia, li interpretava, interpretava con la sua filosofia. E così ha interpretato di tutto. Ecco, mi viene in mente la Blavatsky, che fa parte del mondo nostro esoterico, e poi tutto il mondo esoterico l'ha visto. Consideriamo che Osho ha parlato, parlava ogni giorno, parlava per un'ora e mezza, per cui di parole ne ha dette un'infinità, un'infinità.
Per cui i libri, l'armonia nascosta, vi faccio vedere qua, ecco qua, faccio qua, non è pubblicità, che dopo qua il regista non dica qualche cosa, questo è il primo libro scritto di Osho, avrà 45 anni ed è una lettura da prendere. Allora, in tutti i discorsi di Osho sentiamo l'amore. Osho quando parla con amore, per l'amore. Lui infatti lo dice, no? L'unico scopo della vita, la cosa più importante, non è l'unico scopo, ma la cosa più importante da ottenere nella vita, da ricercare, è l'amore. E infatti quando lui parla non si può dire niente altro che parla con amore. Non solo, abbiamo detto, prendendo spunto da questo libro, i primi libri sono di tipo esoterico, spirituale, tendono a svelare dei segreti, perché tendono a, come, a soddisfare la mente orientale, perché gli indiani ne sapevano tanto di religione, però Osho si è presentato come uno che poteva spiegare a loro come mai un maestro in un certo modo, come mai un maestro in un altro, perché sono successe alcune cose in India, perché sono successe altre, come mai c'erano i brahmini, come mai c'erano gli intoccabili, e la religione indù. Ha spiegato per bene agli indiani che per loro cultura, diciamo, l'India è sempre stata povera, per cui cultura era minima, e gli spiegava come stavano le cose, insomma. Poi lui, docente anche universitario, ancora di più, era propenso all'insegnamento, no? alla didattica. Per cui se la prima parte dei libri era, abbiamo detto, in questo modo, la seconda parte dei suoi libri, cioè quella dopo la Malika, quando lui si è ritornato in India, praticamente andando in America, automaticamente il livello di comprensione o il livello di sviluppo interiore era più superficiale, cioè gli americani sono più superficiali, hanno una vita più superficiale, hanno un'interiorità più superficiale rispetto a quella indiana. Ecco che i discorsi di Osho diventano più leggeri, più superficiali. In che senso? Nel senso che trattava di più il senso dell'amore, cioè le cose più attuali. In India trattava problemi, diciamo non problemi, ma trattava argomenti di tipo religioso, di tipo di Dio, di Vishnu, di Brahma, cioè quelle che erano le divinità indiane, associate poi alla religione buddista, perché era a fianco, no? Il buddismo è nato in India, tra l'altro. O parlava dello Zen, del Tao, per cui come si è spostata la religione dall'India alla Cina, dalla Cina al Giappone, e ha preso i nomi diversi, mentre quando è andato in America ha dovuto, cioè non è che ha dovuto, l'energia è cambiata, per cui è cambiato anche il modo di gli argomenti che lui trattava durante i suoi discorsi, per cui meno storici ma più di vita. Così troviamo che ha fatto, per via di questo, ha fatto un periodo di silenzio, è stato più di un anno e mezzo in silenzio. Io credo, questa cosa qua non l'ho mai sentita, però penso perché appunto la superficialità, anche a lui non le sia stata tanto, penso, geniale, oppure perché si era reso conto che aveva già parlato abbastanza, insomma. E poi gli americani chiedevano, cioè, come avevo appena detto, facevano domande pratiche, terra a terra, insomma, ecco, non erano domande di tipo
no? India. Allora lui ha deciso di fare un anno e mezzo di silenzio, dopodiché è successo tutto quello che è successo, è stato arrestato, la comunità in America è fallita, ho saltato tutto, è ritornato di nuovo in India, e in India dopo un po' ha di nuovo ripreso con i discorsi. E anche lì, insomma, ha fatto i suoi discorsi, però non erano più quelli, diciamo, dell'inizio. Non avevano più quella consistenza. E ora Osho, guardavo i libri di Osho che vengono venduti, Osho in questo momento viene conosciuto molto per il fatto che parla sull'amore. Ci sono più di qualche libro, ho visto una decina di libri di Osho sull'amore, che poi non sono dei discorsi che lui teneva uno dietro l'altro, come sono stati fatti i primi libri. I primi libri di Osho venivano presi in considerazione un argomento, e Osho trattava un argomento per 5-6 volte, per cui 5-6 discorsi di Osho volevano dire 100 pagine di libro. Ogni discorso di Osho tradotto sono 15 pagine. Dunque 15 per 7, no? Oppure un periodo che lui trattava, non so, 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, creavano un libro da quel discorso, perché Osho cambiava argomento. Nell'ultimo periodo invece era più a random. In America aveva iniziato a dirle, durante i discorsi, parlava molto delle barzellette, per cui anche si divertiva probabilmente, no? Ha iniziato a divertirsi all'occidentale, cioè un orientale che va in occidente, e dopo anche lui si adatta al sistema. Per cui quando è ritornato di nuovo a Pune, più o meno ha mantenuto questo sistema di leggerezza, no? del suo insegnamento. E per cui ora come ora, Osho viene letto molto per questi libri sull'amore, dove da... Io qua mi sono fatto un appunto, vediamo se viene fuori, sto per darmi una linea interessante. Ecco, per esempio, sì, quello che la punta è Con te o senza di te, no? Uno dei libri più venduti di Osho in questo momento, che fa il tema cos'è? Con te o senza di te vuol dire... Cioè, sull'amore, ormai ci sono tanti single o tanti che magari vivono una relazione di coppia che non è chiara, che diciamo, vivono con difficoltà. Allora, questo potrebbe essere una raccolta di discorsi di Osho interessante per aver sostegno, perché Osho con i suoi discorsi ci aiuta nella propria interiorità. Per cui il primo libro è Con te o senza di te. Allora, io l'ho letto e effettivamente non è male, è una bella raccolta di discorsi. Il secondo è Benessere emotivo, trasformare paura, rabbia e gelosia in energia positiva. Cioè, vedete, tutto libri di... sull'emotività, no? In questo momento abbiamo bisogno tanto di essere sostenuti a livello emotivo, ricominciare da sé, essere se stessi. Questi sono i primi 5 libri. Innamorarsi dell'amore, e, ok, questi qua, per cui tanto proprio sull'amore, no? Osho viene è conosciuto in questo momento con questo tipo di energia, no? E allora, se noi andiamo indietro invece, per cui amore ora, nel passato invece, tantra, yoga, sufismo, zen e altro, esoterismo puro, per cui la storia, per cui se avete piacere di conoscere
dei segreti profondi, bisogna andare nei primi discorsi di Osho, no? E come avevo già detto, lui diceva: se volete conoscere una via, un percorso, un maestro, una dottrina, io ve la posso spiegare. Quindi, se siete dei buddisti, vi posso far capire chi è il Buddha. Se siete dei cattolici o dei cristiani, vi faccio vedere chi era Gesù. E infatti lui ha parlato diverse volte della religione cattolica o della religione cristiana in generale, spiegando esattamente com'era questo maestro del suo tempo, com'era il Buddha, com'era Lao Tzu, com'erano tante persone illuminate del passato che delle quali noi poi dopo abbiamo perso traccia. Osho, col suo insegnamento, ha cercato, o sta cercando attraverso i suoi libri, in ogni caso tuttora, di portarci a un livello di consapevolezza più alto. Perché secondo la sua filosofia di vita, solamente una nostra consapevolezza maggiore ci può aiutare ad uscire da questa degenerazione mondiale. L'essere consapevole però deve essere conquistato, e deve essere sviluppato, deve essere ricercato, e bisogna trovarlo con un metodo. Lui utilizzava il suo metodo, e la sua intenzione era quella di raggiungere un numero di persone illuminate in modo che potessero cambiare l'energia del mondo, no? Potessero cambiare lo status del mondo e riportarlo in equilibrio. Io credo che questa filosofia qua sia tuttora valida, perché come vediamo ogni momento, e anche questo momento in cui noi viviamo, è particolarmente critico, e poi critico sotto più aspetti. Pertanto sono momenti per una persona sensibile, ma anche no, per una persona che è obiettiva e attenta, si rende conto che le difficoltà nel mondo sono sempre presenti, a volte probabilmente sono più forti e a volte sono meno. In questo momento, se vogliamo essere, diciamo, come dire, sinceri, consapevoli, attenti, viviamo un momento molto difficile, perché rischiamo la malattia che ci ha messo a terra a livello mondiale, c'è una guerra che ci preoccupa, che non sappiamo come va a finire, e questo è l'umanità. Per cui l'umanità che cosa fa? Considerando la filosofia di Osho, no? Prendo spunto a quello che dice Osho, cioè guardiamo il mondo e poi diamo una considerazione con la visione dell'uomo nuovo che ha Osho. Se l'uomo sarebbe più consapevole, non farebbe la guerra, perché si metterebbe d'accordo, saprebbe che ogni persona è unica e contatterebbe l'altro come un amico, come una persona reciproca, una persona che vive, che vede, che sente, che ha emozioni, questo è l'essere umano. Per cui perché dover combattere un altro? Come riflessione prima. Per cui una persona consapevole non farebbe mai un'azione di... si arrabbierebbe, come no? Fa parte dell'emozione della persona. Ma non farebbe mai un'azione di danno ad un altro, perché non avrebbe senso, primo.
per cui visione di Osho, visione nostra in ogni caso, al di là di Osho, visione cattolica, visione buddista, visione unica, no? Della specie umana. Però se una persona fosse illuminata non arriverebbe neanche al fatto di dire questa è la mia nazione, questa è la tua nazione, viviamo insieme, stop, insomma, uno che è illuminato, che ha raggiunto la pace di se stesso, l'estasi, come vorrebbe che tutti quanti noi raggiungessimo Osho, perché è nelle nostre potenzialità, nelle nostre possibilità, noi dovremmo già essere illuminati, solo che non ci rendiamo conto. E se fossimo veramente degli illuminati, nessuno darebbe più fastidio a nessuno, tutti quanti saremmo tranquilli, senza preoccupazioni, cioè non senza preoccupazioni, senza blocchi emotivi, perché il blocco emotivo è quello che ci fa scontrare con la persona e non ci fa dopo elaborare il problema, perché ognuno dopo deve elaborare per conto proprio invece di condividersi. È primo. E poi c'è il problema per cui guerra, no? E malattie dall'altra parte. La malattia in questo momento è mondiale. Abbiamo visto come è stata, diciamo, non voglio dire manipolizzata perché è troppo forte come parola, ma come è stata in certo modo, dato quanto cosa si poteva fare. C'era qualcuno che doveva pur prendere le redini, e le redini sono state prese dalle grandi, sì, dalle grandi ditte e dalla parte medica che ha deciso di fare in quel modo là. Ovviamente a scapito di tanti pur di salvare la maggioranza. Questo è il pensiero mondiale, no? E chiaramente anche questo è un pensiero discutibile, perché in una filosofia individuale, se una persona fosse stata illuminata, probabilmente anche questa parte qua l'avrebbe presa con una filosofia diversa. Per esempio Osho diceva questo, era molto chiaro, senza dover scendere, no, in inutili, diciamo, prese di posizioni troppo forti. Mosso diceva, se un bambino nasce in condizioni difficili, che non è possibile salvarlo, a un certo punto bisogna fare l'eutanasia, di dire se non è possibile salvarlo, non puoi tirarlo su e lasciarlo tutta la vita in una stanza pur di averlo salvato. Detto, non ha senso la vita di quel bambino. No? E so che è una cosa molto forte dire questo, ma io credo che sia così, che debba essere così. Se uno nasce per star male poi tutta la vita, siamo già, non dico che siamo in troppo, perché non è neanche questo il mio punto, ma perché fargli fare una vita da distrutto? Non ha alcun senso. E queste non erano le visioni di Osho, ecco, come della conduzione della sua comunità che lo dava alle donne, perché diceva che la donna ha capacità di amare di più dell'uomo e poi ha la capacità ricettiva. E la crescita interiore, lo sviluppo interiore, la ricerca interiore è femminile, per cui l'uomo per poter crescere deve attingere, deve comprendere dalla donna come si fa a essere ricettivi, perché altrimenti non ci si sviluppa, no? All'interno, dentro di noi, se non siamo ricettivi, se non ci abbandoniamo. Allora ecco che, torno nel discorso di prima, passando dal libro alle tematiche che ha trattato Osho, come per esempio il libro sul Tantra, che sarebbe nel libro dei segreti, dove tratta anche questo qua, un libro incredibile di Osho, prima serie, dove parla fa dei riferimenti tra Shiva e Devi, libro per gli indiani, no? Però noi occidentali, se lo leggiamo, se uno ha, mi piace l'argomento, si innamora, si rimane travolto da queste parole, no?
da queste filosofie, da queste, dal sistema. E allora Shiva fa il maestro e Devi, che è la sua compagna, la sua amata, e fa la discepola. Allora lui spiega a lei la via del Tantra. Noi la via del Tantra la conosciamo qua in Occidente come se vogliamo dire in gergo più stretto, come un rapporto sessuale, no? Tantrico. No? In verità la via del Tantra è la via dell'abbandono. E Osho fa il paragone tra lo yoga e il Tantra. Allora, lo yoga è la via del guerriero, è la via attiva, è la via del fare. E spiega sempre Bhagwan, là dove finisce l'azione, là inizia l'abbandono. Per cui la via che propone Osho è la via tantrica, la via del Tantra, la via dell'abbandono, che è là dove finisce lo yoga. E pertanto la via del Tantra, che è spiegata qua nel libro dei segreti, fra questi discorsi, no, sono forma poetica, tra Shiva che insegna a Devi come percorrere questo percorso tantrico, dove in ogni caso, attenzione, il sesso è importante, perché fa parte della via tantrica, ma non viene visto con quell'attenzione che diamo noi occidentali. È uno strumento, è una via per loro, in questo caso tra i due amanti, è una via dell'amore, è un'energia che porta alla crescita. Pertanto la via dell'abbandono, come dice Osho, è la via regale. La via regale vuol dire io lascio andare che le cose vadano così come devono andare e non mi oppongo, mi faccio di fianco, lascio che la cosa mi scivoli via. Anche se qualche cosa mi dà fastidio, vorrei oppormi, lascia stare. Fai fluire, vedrai come l'energia ritorna. Il principio del Tantra, il principio poi della tecnica dell'arte marziale dell'Aikido, dove si utilizza l'energia dell'avversario per combatterlo, per sfinirlo, per ucciderlo, se vogliamo dire, una tecnica di arti marziali, per cui utilizziamo. E nella via del Tantra semplicemente lasciamo andare le cose, e se l'ho provato a fare, io l'ho provato a fare, e alle persone dà tanto più fastidio rispetto al fatto di affrontarle. Per esempio, se c'è un problema di rabbia, potete farlo voi per conto proprio, non dare risposta immediata, ma semplicemente lasciando fluire. La persona che si arrabbia con voi, vi faccio un esempio pratico, si aspetterebbe una risposta, un muro contro muro, perché è quello che cerca. Se invece voi non gli opponete, ma gli lasciate fluire la sua energia, a un certo punto questo qua rimarrà più male di come avergli dato una risposta una risposta reattiva, no? alla sua energia, alla sua rabbia, al suo odio, quello che è. La via dell'abbandono è quella poi che ci porta alla via cosiddetta dell'illuminazione, della conoscenza di sé, nella consapevolezza suprema e altro. Allora, visto che il tempo passa, allora, due parole sulla meditazione. Noi abbiamo cominciato con l'Alistair a fare queste meditazioni e finora ne abbiamo fatte tre. Ecco, per cui tre mie presentazioni, tre meditazioni. La prossima meditazione di Osho verrà fatta il mercoledì per le 9. Se qualcuno
è interessato, mi contatta sulla mail, che penso che qua Maurizio l'abbia già data, oppure mi può contattare direttamente sì, su qua su Telegram, no? Sul mio nome Dario. E, ecco, allora, io ho fatto tante meditazioni, come ho già detto, una ventina d'anni, facevo quasi ogni giorno. Allora, il mio intento sarebbe di farne almeno due, ci vorrebbero almeno due meditazioni, diciamo, durante la settimana, per dare un seguito, per dare una carica alla propria energia, in modo da comprendere il lavoro che Osho ha fatto o che potrebbe fare su di voi e come lo ha fatto su di me. Io potrei essere un esempio per voi, ecco, se chiaramente mi avete piacere, è ovvio. Ed è un'esperienza che potrebbe sicuramente essere interessante, perché ci porta a riconoscere maggiormente il nostro inconscio. Il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di consapevolezza, diventare sempre più consapevoli di noi, delle nostre emozioni, e al tempo stesso, quando diventiamo consapevoli di noi, automaticamente siamo uno specchio per gli altri, ci rendiamo conto delle difficoltà che hanno gli altri, e in questo caso siamo in grado di poter aiutare maggiormente le altre persone a comprendere se stesse, che dopo facciano parte della comunità di Osho, vogliono fare meditazioni o no, abbiamo maggiore comprensione. La maggiore comprensione poi si riversa su di noi nel fatto che stiamo meglio, siamo più rilassati, quando un problema ci assilla siamo sempre più capaci di spostarlo in periferia e di non farci toccare interiormente nella nostra profondità, ma bisogna anche dire che noi la nostra profondità non siamo neanche in grado di toccarla, solo attraverso la meditazione piano piano si potrebbe avere questa possibilità di scendere in profondità, e a questo punto si vede come tutti i problemi in definitiva sono tutti in superficie, e noi invece ce li portiamo dentro, ci ammaliamo e tutte queste robe qua, insomma, siamo male, non stiamo bene da soli, per cui la meditazione fatta un paio di volte, 3, 4, 5 volte, ci fa sentire nei tempi vicini, ci fa sentire questa energia, no? Questo principio di estasi che Osho vive, che ha vissuto quando era in vita dentro di sé, e che lo porta alla grande consapevolezza di sé. Per cui questo è il percorso per il quale diciamo, ci si muove. Ecco, così. Se c'è qualche domanda, sono qua. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Tutti ok? Tutti meditativi? No, forse un poco timidi, vi parlo. No, io ho una domanda. Sono Ornella, volevo sapere per piacere di cosa consistono le meditazioni, perché ho sentito da Maurizio che non è una meditazione solo statica, si fa anche un po' di attività fisica, è vero? Sì, allora Osho ha fatto due tipi di meditazioni, meditazioni statiche e meditazioni dinamiche. Io consiglio per le prime volte, visto permettetemi di dire, il caos mentale che abbiamo, di fare queste meditazioni dinamiche, perché le meditazioni dinamiche mettono pace a livello mentale, e Osho parla di non mente, qui dice che quando siamo consapevoli o per star bene dentro, per essere in stato di estasi o di pace interiore, dobbiamo essere nella non mente, no?
non dobbiamo essere presi dalla forma pensiero. E se tu ti metti a fare, Ornella, una meditazione statica ora, difficilmente spegni la mente. Invece le meditazioni che ha fatto lui sono fatte in modo che nella prima parte la mente viene coinvolta, c'è uno scarico attraverso il corpo, per cui il corpo si sente stanco, e nelle fasi successive ha modo di essere maggiormente consapevole. Ok? Il principio era come quello che ti dicevo, o se non ho detto lo ripeto, ecco, lo dico a nuovo, del Tai Chi. Allora, io una volta ho fatto un corso di Tai Chi, allora ci mettevano lì, venuti dalla strada, dal lavoro, a fare questi movimenti lenti. La mente scoppiava, e devo pagare la bolletta, devo parlare con l'avvocato, dopodiché vedo mia moglie, chissà mia figlia che sta mai... Cioè, impossibile. Se invece tu prima di fare i Tai Chi ti fai, non so, una corsetta, un ballo, un qualcosa, scarichi, dopo un quarto d'ora, che sono questo qua il principio delle meditazioni di Osho, dopodiché incominci a fare i Tai Chi, sei... Ok, sei pronta. È come il preriscaldamento, no? Per fare una meditazione statica ci vuole il preriscaldamento, una roba attiva. Ecco. E quanto durano le meditazioni che fai? Allora, di solito durano un'ora, Ornella. E ognuno un'ora. Le fa a casa propria? E ognuno le fa a casa propria? In questo momento no, in questo momento no. Non facciamo in DAD, scusa il termine, mi piace. Sì. Sì. Ma lo facciamo dal vivo, perché dal vivo abbiamo la possibilità di incontrarci e di condividere le energie e di stare insieme. L'uomo ha bisogno di socievolizzare. Giusto, socializzare. Socializzare, bene. Giusto, giusto, hai ragione. Ok, grazie. Un momento sappiamo questo. Prego. Grazie. Ok, Maurizio, finished.